Salve, benvenute, benvenuti. Questo è il modulo dedicato ad una delle, degli interventi, degli ambiti, degli adempimenti anche delle procedure che sono più sensibili, quando si parla di, operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, in particolare dall'FSE Plus. E sono le attività di comunicazione. Andremo a trattare tre focus all'interno del modulo relativo alle attività di comunicazione con riferimento al programma regionale FSE Plus per la provincia autonoma di Bolzano 2021-2027. Partiremo con questo focus che tratteremo proprio minuti e secondi dalla strategia di comunicazione 21-27 che ha adottato la provincia autonoma di Bolzano. Andremo poi ad approfondire nei focus successivi le disposizioni per l'attuazione degli interventi FSE Plus 21-27 adottate dalla provincia autonoma di Bolzano e per concludere poi con le linee guida per la visibilità e la comunicazione 2021-2027, sempre adottate dall'amministrazione provinciale di Bolzano. Quali sono brevemente gli obiettivi di questo modulo che avete visto svilupparsi in tre focus distinti? È quello di condividere, approfondire, in qualche caso riallineare delle conoscenze relative a quelle che sono le attività di comunicazione e pubblicità previste dai regolamenti, dalla normativa europea, dalla normativa provinciale, quelle che sono le linee guida relative alle disposizioni proprio di attuazione di questi interventi che impattano chiaramente nell'ambito comunicazione, informazione e pubblicità, per poi andare ad approfondire anche i modelli e i format che vengono messi a disposizione dei soggetti interessati, dei soggetti beneficiari da parte della provincia autonoma di Bolzano. Partiamo dunque dalla strategia di comunicazione 21-27. Come molti di voi sapranno, la comunicazione rappresenta già da diversi cicli di programmazione un elemento di specifica attenzione da parte dell'Unione Europea, da parte della Commissione Europea, come riportato, definito, disciplinato anche nella normativa di livello europeo e qui già vedete citati alcuni regolamenti europei che disciplinano l'utilizzo delle risorse europee e dei fondi nel periodo di programmazione attuale 2021-2027. Questa attenzione sulla comunicazione ha una ratio precisa, cioè quella di far sapere al territorio, al nostro territorio, ai cittadini, alle imprese, a diverse categorie di destinatari. Tra un attimo le vedremo anche con dettaglio, nel dettaglio, far sapere che quel tipo di intervento, quel tipo di azione, quel progetto, quell'attività è supportata, è cofinanziata dai fondi europei. Per avere una comunicazione omogenea, organica e quindi potenzialmente più efficace, la provincia autonoma di Bolzano ha adottato la strategia di comunicazione 2021-2027. Come vedete, ha in questo caso una versione di riferimento che potrebbe poi chiaramente essere ulteriormente integrata e modificata nel corso del periodo di programmazione, come succede anche, direi, fisiologicamente alle linee guida, anche alla normativa nel corso proprio dello sviluppo del periodo di programmazione, una strategia che adottata, come vedete nella versione attuale, la versione 2.0 del gennaio 2023, è stata resa coerente anche con i programmi che sono stati poi approvati, presentati dalla provincia autonoma di Bolzano, alla Commissione europea ed approvati e che sono, come vedete, in una considerazione unitaria ed omogenea
sotto l'ombrello di competenze della ripartizione Europa, sono appunto i programmi FESR, FSE Plus e il programma Interreg Italia-Austria-Italia-Österreich. Facendo anche riferimento ad un'altra fonte di finanziamento di interventi nel territorio, che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La strategia di comunicazione ha appunto degli obiettivi individuati e esplicitati, che ritrovate sintetizzati in questa slide. Quattro obiettivi specifici di comunicazione: visibilità, informazione, accompagnamento e comunicazione, che potremmo definire comunicazione istituzionale. A cosa concorrono questi quattro obiettivi specifici? Concorrono ad un miglioramento della comunicazione di ciò che i fondi europei sostengono in Alto Adige. Un miglioramento della comunicazione che ha come base di riferimento, come leva appunto migliorativa, quella di essere integrata rispetto a tutti i programmi che fanno riferimento, che fanno capo alla ripartizione Europa della provincia autonoma. E quindi vedete, comunicare all'esterno le attività, i risultati, le realizzazioni dei progetti sostenuti dai fondi, al fine di migliorarne la visibilità rispetto, vedete, ad una serie di target. Tra poco vedremo anche un'ulteriore sintesi ed evidenza di questi gruppi target, ma i quattro obiettivi specifici di comunicazione che si pone la strategia di comunicazione 21-27, come vedete, trovano il loro significato proprio nel metodo, nel modello, nel taglio di questa comunicazione rispetto a degli obiettivi specifici e dei gruppi target individuali. L'obiettivo visibilità vuole infatti fornire conoscenze di base sulla politica di coesione e sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali, e quindi avrà messaggi chiari e simbolici. Utilizzerà un linguaggio non tecnico, ma un linguaggio comprensibile, rivolto ad un grande pubblico, rivolto ai cittadini e alle cittadine della provincia autonoma di Bolzano, ai rappresentanti della stampa e dei media, che non sempre hanno la possibilità di approfondire tecnicamente, anche in termini di linguaggio, i diversi settori, no, delle politiche di interesse proprio per il loro lavoro. E gruppi target che hanno conoscenze meno specialistiche, ma non sono meno importanti, anzi sono dei target privilegiati dell'intervento dei fondi strutturali, come ad esempio i giovani e gli studenti e le studentesse. L'obiettivo informazione mira a diffondere delle conoscenze a più ampio raggio su quelle che sono le opportunità di finanziamento offerte dai programmi cofinanziati dai fondi europei, e diffondere conoscenze su quelli che sono stati i risultati della politica di coesione. Qui stiamo parlando ad un pubblico che può essere più interessato rispetto all'audience pubblica, alla pubblica opinione, al grande pubblico. Stiamo parlando di beneficiari dei programmi, potenziali beneficiari, i partner economici e sociali. Anche qui ovviamente sempre i rappresentanti di una comunicazione più diffusa come la stampa e media, le persone di contatto UE con i rappresentanti delle autorità locali. Qui andremo su messaggi che non sono, diciamo, di un linguaggio squisitamente simbolico e, tra virgolette, come ci dice la strategia, facile come nell'obiettivo precedente. Andremo su messaggi un po' più chiari, precisi, che comunichino il contributo dei programmi e che diano soprattutto informazioni per poter partecipare all'opportunità di finanziamento e diffondere i risultati dei progetti cofinanziati. L'obiettivo accompagnamento della strategia di comunicazione vuole andare a diffondere delle conoscenze un po' più specifiche. Quindi stiamo parlando di ciò che fa il programma in termini di priorità,
procedure di attuazione, andiamo un po' più nel dettaglio del programma e quindi ci rivolgiamo ad un pubblico che è un po' più professionale e che è già coinvolto nel programma, i partner dei progetti, i lead partner, gli altri partner del raggruppamento, i beneficiari effettivi del programma. Qui andremo chiaramente su informazioni relative all'attuazione dei progetti. Quindi faremo riferimento a quelli che sono i siti istituzionali, ad esempio, dei programmi, così come della ripartizione Europa. E tutti quei sistemi, diciamo così, che forniscono informazione al beneficiario, come ad esempio il sistema informativo Coemon. Il quarto obiettivo è quello della comunicazione istituzionale. Quindi taglio di comunicazione più istituzionale. Stiamo parlando di una comunicazione rivolta agli addetti ai lavori, autorità pubbliche, Commissione europea, le varie reti istituzionali di partenariato che fanno riferimento ai programmi cofinanziati dai fondi europei. Qui miriamo a diffondere la conoscenza degli strumenti, delle procedure e dell'attuazione della politica di coesione e dei singoli programmi. I gruppi target le andiamo a rievidenziare insieme rispetto ai quattro programmi, il pubblico più ampio, vedete, conoscenze meno specialistiche, ma non di meno importanti in termini di interventi, di obiettivi del programma, le persone svantaggiate, i giovani, coloro che frequentano percorsi di istruzione o di formazione, i potenziali beneficiari, possono essere altre ripartizioni dell'amministrazione, possono essere gli enti di ricerca, le scuole, le aziende, le varie soggettività che sono interessate ad un cofinanziamento, a partecipare all'attuazione del programma e ad ottenere, ad individuare, a beneficiare di un'opportunità di finanziamento del programma. I beneficiari, quelli che sono già beneficiari del programma, e poi la comunicazione più istituzionale, vedete, anche a tutto quel sistema di governance che ruota intorno al programma, la commissione, le varie autorità, i comitati di sorveglianza e via dicendo. I beneficiari dei programmi hanno un ruolo particolare, Il loro coinvolgimento all'interno del programma dà loro un ruolo strategico, direi, all'interno della comunicazione del programma. Perché da un lato sono chiaramente destinatari di una comunicazione dedicata, come abbiamo visto. Dall'altro sono essi stessi dei comunicatori, delle casse di risonanza. Grazie alla loro testimonianza diventano effettivamente o possono diventare ambasciatrici o ambasciatori della politica regionale UE nel territorio, lo vedremo tra un attimo. Sono diversi gli strumenti di comunicazione a cui fa riferimento la strategia, che sono le leve, per far in realtà camminare la strategia e raggiungere quei quattro obiettivi che abbiamo visto poco fa. Sicuramente il sito web, dove si trovano tutte le informazioni aggiornate, istituzionali, direi anche quella parte di informazione obbligatoria, relativa all'avanzamento dei progetti, ad esempio, ai rapporti con i beneficiari. Ci sono i social media, chiaramente i canali social, sempre più importanti perché raggiungono in maniera penetrante non solo il grande pubblico, ma anche quei diversi target di cui si compone il grande pubblico, che abbiamo visto prima, gli studenti, piuttosto che categorie specifiche con interessi specifici. E quindi Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Le e-news che la ripartizione Europa, col supporto anche dello Europe Direct, fornisce sia ai potenziali beneficiari, sia ai beneficiari per accompagnarli nella realizzazione dei progetti, nel diffondere le opportunità, i bandi e gli avvisi attraverso cui vengono messi a disposizione del territorio i finanziamenti. I comunicati stampa, che sono un canale un po' più dedicato, diciamo così, al settore dei media e della stampa che vengono curati dall'Agenzia di Stampa e Comunicazione Provinciale.
Altri strumenti di comunicazione sono i briefing con i rappresentanti della stampa e dei media, sono tutti gli eventi in presenza. Qui ne vedete citati alcuni, la fiera della formazione Futurum, gli incontri che fa lo Europe Direct, tutti quegli eventi anche di kick-off dei programmi, di presentazione dei progetti, che sono occasioni chiaramente di comunicazione a diversi target tra quelli che abbiamo visti. I Walking in di Europe Direct, ma anche Europe Corners fuori, diciamo così, dall'ufficio Europe Direct di Bolzano, Walking Out e visite in loco con i beneficiari sono occasioni che possono fare riferimento, ad esempio, a eventi di apertura o anche di chiusura dei progetti. Chiaramente anche, se necessario, campagne pubblicitarie, trasmissioni televisive e radiofoniche, vedete, c'è un mix di strumenti di comunicazione in presenza, a distanza, tradizionali e più innovativi, potremmo dire, che rappresentano proprio il ventaglio ideale affinché la comunicazione sia efficace e capillare rispetto agli obiettivi che ci si sono prefissati. Come ho detto già prima, chiaramente i beneficiari del programma possono essere i protagonisti di uno storytelling, quindi di un racconto di quello che è stato il partecipare, il beneficiare di un'opportunità di finanziamento e cosa ha rappresentato in termini di raggiungimento dei propri obiettivi che concorrono poi chiaramente anche agli obiettivi generali del programma e del territorio. Qui vi ho riportato una sorta di quadro sinottico, una tabellina che in maniera schematica e fotografica vi guida un po' a quelli che sono gli obiettivi che si pone la strategia rispetto ai diversi strumenti di comunicazione. Un approfondimento sui social media, perché chiaramente sono un po' quel livello, che attualmente nella comunicazione attuale gioca un ruolo particolarmente rilevante e quindi, con un dettaglio rispetto ai diversi obiettivi che hanno i social media, no? Facebook e Instagram rispetto a YouTube, rispetto a LinkedIn, vengono identificati, vedete, proprio in ragione della loro natura, della loro capacità di fornire quel contributo alla strategia di comunicazione, vengono qui ben inquadrati dalla strategia. Chiaramente, l'utilizzo dei canali social è, come ho detto, un tema, un ambito in costante sviluppo e quindi c'è la capacità di targettizzare in maniera un po' più precisa le comunicazioni, monitorare anche e valutare quelle che sono le risposte a questi tipi di comunicazione, la possibilità chiaramente di prendere in considerazione ulteriori canali social che dovessero essere messi a disposizione e quindi diciamo quella comunicazione che ha anche una certa flessibilità rispetto agli obiettivi e ai target. Per l'attuazione della strategia, la ripartizione Europa viene affiancata anche dal gruppo di lavoro Team Europe Communication, in cui ci sono i responsabili della comunicazione dei singoli programmi e lo Europe Direct Alto Adige. Perché? Perché l'obiettivo è proprio quello di realizzare una comunicazione integrata, una comunicazione organica, anche trasversale alle diverse opportunità, senza perdere chiaramente poi la possibilità di focus specifici sui singoli programmi o anche all'interno del programma sulle priorità e i singoli avvisi. Questa collaborazione chiaramente riesce a massimizzare quelle che sono le competenze e anche le risorse che la provincia autonoma mette a disposizione delle attività di comunicazione. Ovviamente c'è anche un lavoro di cooperazione che va oltre, diciamo così, le strutture attive e disponibili a livello territoriale, quindi tutta quell'attività di comunicazione in partenariato e in cooperazione che avviene con reti europee, nazionali o altre reti locali che qui vedete identificate e dettagliate dalla strategia. La strategia è accompagnata da un piano annuale delle attività di comunicazione previste, perché
è una strategia pluriennale e si è ritenuto opportuno ogni anno ragionare su quelli che sono gli obiettivi e focalizzare anche in termini temporali le attività di comunicazione. Quindi anche relativamente ad esempio a dei temi specifici che annualità per annualità vengono in evidenza nell'azione di attuazione del programma, dei programmi operativi e quindi conseguentemente in evidenza anche da un punto di vista comunicativo. Gli strumenti per realizzare le attività sono, come vedete, quelli che direi tipici ma anche necessari, strategici per realizzare una comunicazione efficace. Quindi dare un'unica identità visiva, una visual identity che sia contraddistinta in termini di colori, di loghi, come si fa solitamente nella comunicazione per qualsiasi tipo di brand. Ogni brand è riconoscibile per il suo logo, per immagini, per colori, e questo chiaramente anche rispetto alla comunicazione sui fondi strutturali. Quelle che sono chiaramente i database, le pubblicazioni sia digitali che cartacee, i documenti di programma, tutto il materiale promozionale che vedremo anche nei successivi focus, viene dettagliato in termini proprio di strumenti, comunicativi, che può concorrere a realizzare una strategia efficace. Qui vedete una tabella riepilogativa, anche qui interessante, rispetto all'incrocio tra strumenti di comunicazione e i quattro obiettivi della strategia, che è utile anche per individuare in maniera più immediata quelli che sono gli strumenti relativi al strumenti più idonei, diciamo così, a raggiungere l'obiettivo che si propone la strategia. E come ho già detto, lasceremo spazio poi nei prossimi focus agli approfondimenti sui singoli strumenti e anche su quelli che sono i modelli e i format attraverso cui realizzare una comunicazione coerente ed efficace.